Buongiorno ragazzi, ben ritrovati sulla pagina di Moncalieri Giovane, ben ritrovati al corso Socialmente Connessi. Nell'ultima lezione abbiamo parlato di LinkedIn e oggi andiamo ad approfondire un pochino il tema principale, l'oggetto principale di questo social network, che è appunto la ricerca di lavoro. Come vi ho detto, la cosa su cui dovete fondare tutto è il vostro profilo, quindi la cura e l'attenzione al vostro profilo LinkedIn, ma ci sono altri piccoli accorgimenti per trovare in maniera efficace un lavoro che vi possa piacere. Andiamo quindi a vedere cosa bisogna fare. Allora, prima di tutto, LinkedIn appunto è un social network. Quindi cosa dobbiamo fare? Sicuramente andare a farci una rete di contatti. Come si fa? È semplicissimo, basta andare su rete, vedete che vi si apre una nuova pagina, da qui voi potete vedere intanto i vostri collegamenti che avete già, eccetera. Avete la possibilità di importare, basta cliccare su contatti, i vostri contatti direttamente dal vostro numero di cellulare, quindi chi avete in rubrica verrà aggiunto sulla vostra pagina LinkedIn come vostro contatto. Dopodiché vi si aprirà un'altra serie di possibili collegamenti, di pagine che potete continuare a seguire o anzi iniziare a seguire, e gli hashtag che vi serviranno sicuramente per ampliare la vostra rete di contatti. Ma qual è la cosa importante? La cosa importante è sì aggiungere i vostri amici, ma come abbiamo detto l'altra volta, una rete di contatti vi serve per trovare lavoro. Evitate, se volete un consiglio, di aggiungere persone a caso, diciamo, su LinkedIn. Cercate di collegarvi con persone, consulenti, aziende che in qualche modo vi possono servire per trovare appunto lavoro. Quindi ben venga l'amico, se magari mi condivide un post, se magari lavora in un settore che a me piace e in cui voglio lavorare, quindi il fatto che lui mi condivida un post può far sì che quel post venga visto dalla sua azienda e da chi collabora con lui. Ma è importante andare a scegliere una rete di contatti efficace. Altra cosa importante da fare è quello di seguire le pagine, quindi pagine di vostro interesse, pagine che hanno a che fare con il vostro settore, con il settore che volete seguire. Quindi, come avete visto, basta semplicemente andare su pagine. Vedete che qui avete alla vostra sinistra un piccolo elenco di tutte le cose che vi servono per costruire la vostra rete. Altro aspetto da considerare è quello degli hashtag. Quindi ricordatevi che su LinkedIn, a differenza esempio di Facebook, gli hashtag sono molto importanti per far sì che i vostri post vengano seguiti dalle giuste persone. Ma se io voglio trovare un lavoro, un'offerta di lavoro, cosa devo fare? Semplicissimo, basta andare, vedete in alto c'è un piccolo elenco, home, rete, e c'è una casellina, lavoro. Basta cliccare qui, vi si aprirà un'altra pagina dove potete cercare le offerte di lavoro. Non solo, potete digitare il vostro ambito di interesse, potete mettere la località che preferite, dopodiché potete vedere sotto che c'è un altro elenco delle posizioni attualmente aperte in varie aziende o settori che comunque ci sono, sono su LinkedIn. Dal momento che trovate un'offerta di lavoro che vi può interessare, semplicemente basta cliccare sopra la pagina appunto che vi interessa e andare su candidatura semplice. In questo caso appunto io ho visto c'è un tirocinio impiegato amministrativo contabile, a me personalmente non serve più di tanto in questo momento, però se io schiacciassi appunto su candidatura semplice mi permetterebbe appunto di candidarmi presso questa azienda che ha cercato questa, è alla ricerca appunto di questa figura professionale.
La cosa anche che ci può servire, la cosa utile che può servire è quello che di vedere, vedete qui in alto avete un altro piccolo elenco, perché è possibile avere degli avvisi sulle offerte di lavoro, è possibile salvare delle offerte di lavoro e avere in qualche modo un elenco delle offerte di lavoro a cui ci siamo candidati. Queste sono le cose che dovete tenere in considerazione appunto per utilizzare LinkedIn. Se avete dubbi, anche in questo caso, dubbi, domande, richieste, potete scriverci sulla nostra pagina, noi vi risponderemo immediatamente. Appuntamento alle prossime lezioni. Ciao a tutti!